È stato un anno difficile di duro lavoro e di responsabilità. Dopo la mancata celebrazione dello scorso anno dovuta all'impegno dei vigili urbani sul fronte della pandemia, oggi anche la polizia locale di Fano ha potuto festeggiare i 158 anni di fondazione del corpo. Dopo un anno di fermo abbiamo pensato di rendere questa celebrazione ancora più importante e abbiamo voluto rendere merito con appunto la consegna di un attestato di benemerenza agli agenti e a tutto il personale impegnato nella gestione dell'emergenza pandemica per riconoscere proprio il loro importante e prezioso lavoro. Abbiamo anche ringraziato naturalmente la prefettura, il prefetto, sia il prefetto attuale Ricciardi che il prefetto La Polla per il grandissimo lavoro importante di coordinamento per i quali ci hanno coinvolto in questi mesi difficili di gestione di emergenza pandemica, coinvolgendoci e mettendoci nelle condizioni di dialogare per il bene della cittadinanza anche con le altre forze dell'ordine che hanno svolto un ruolo importantissimo e noi siamo onorati di aver condiviso con loro questo percorso. Per l'occasione oggi sono stati illustrati i dati inerenti all'attività svolta nel 2021. Dall'inizio dell'anno sono stati rilevati 253 incidenti stradali, di cui 153 conferiti, 4 dei quali mortali. 5.348 sono state invece le multe elevate per i parcheggi irregolari per i quali è previsto il parchimetro, 158 le soste con disco orario irregolare, 170 i veicoli senza assicurazione, 104 le soste sui marciapiedi, 94 quelle in area riservata ai veicoli a due ruote, più 68 sui passaggi pedonali e 37 nei passi carrabili. Altro dato rilevante riguarda il passaggio dei veicoli con il semaforo rosso, ben 2.784. Infine 27 sono stati gli eccessi di velocità, 21 le patenti di guida mancanti o scadute e 311 le omesse revisioni. Quello che ho voluto focalizzare è proprio l'attività del corpo, l'aspettativa della cittadinanza che la gente ha da noi, per far comprendere che noi siamo deputati al generale rispetto delle regole, ma questo deve essere fatto sempre senza arroganza e con quella ragionevolezza, buonsenso e anche cortesia che deve connotare proprio l'operato della polizia locale. Per la comandante oggi è stata anche l'occasione per ringraziare tutto il corpo che ha lavorato in condizioni veramente difficili, ha precisato Anna Rita, facendo riferimento all'emergenza sanitaria alla quale si è aggiunta la carenza di personale. Abbiamo passato un anno con il minimo storico di agenti, ha commentato, e senza supporto di quelli stagionali. Soltanto da poche settimane c'è stato l'implemento di organico con 11 vigili urbani. Per questo mi sono voluto enfatizzare il lavoro svolto da tutto il personale, a partire dalla vicecomandante, gli ufficiali e gli agenti tutti che si sono prodigati, perché poi il lavoro della polizia locale è come quello di tutti i soggetti in divisa comporta un sacrificio anche familiare. Noi siamo chiamati a lavorare nelle giornate festive, di notte, in reperibilità ed in ogni circostanza, in ogni difficoltà. Poi c'è anche un'ineludibile attività d'ufficio che va portata avanti quotidianamente, per cui abbiamo proprio focalizzato la sicurezza della circolazione, controllando le assicurazioni, le revisioni e anche le manovre di comportamento. E io dico che tutte le volte che grazie al nostro operato riusciamo ad evitare degli incidenti, magari facendo anche arrabbiare qualche automobilista perché l'abbiamo fermato, che aveva una velocità un po' sopra le righe, dobbiamo dire grazie perché abbiamo garantito la sicurezza complessiva di tutta la collettività.